Oggi voglio 3 vittorie filate e mi auguro che ci si riesca perché, cari miei, abbiamo una giornata relativamente fattibile. Dunque, oggi ci sono Arezzo, Prevercelli e Pergolettese e il nostro Monza dovrebbe riuscire a fare la giornata positiva. Allora, diciamo che tutto parte con l'infortunio di Sampierisi, che verrà sostituito da nonno Lepore, che è il senatore della squadra. Per il resto, grandi cambiamenti non si possono fare perché la formazione la sapete. E diciamo che per ora le cose proseguono. L'unica cosa che c'è da fare è quella di inserire gradualmente Michelotti negli schemi, ma diciamo che per il resto non c'è poi tanto da fare. Andiamo in offensiva. I piani di gioco li leveremo. E batta ricordando stavano i piani di gioco, che c'è questo grande e amletico dubbio. Non mi ricordo dove stanno i piani del gioco, non me lo ricorderò. Vabbè, comunque tanto andiamo così, con Gliozzi, che mi auguro oggi possa dare seguito alle mirabolanti prestazioni dell'ultimo periodo. Bomberone Gliozzi, energico, mi aspetto che vinciate, ecco, in maniera calma e compassata. Mi auguro che... Sì, vabbè, raga, però... Cioè, se iniziamo con palo traversa, palo traversa, palo traversa, io divento scemo oggi, eh. Posso andare in offensiva? Io devo capire dove mettere i cosi. Mannaggia la miseria, i piani di gioco. Non mi ricordo più dove stanno, So quelle cose che sono ovvie ma ti sfuggono. Ascaglia sta giocando tedesca? No, ecco. Dai. Anastasio che potrebbe essere confermato prima o poi. Leandrinho. Crossa a mezzo? No, rigorissimo. Così, a buffo. Tanto per Gliozzi. Con quale prepotenza e cattiveria, Gliozzi? Hai capito, Gliozzi? Una fucilata, il portiere rimane immobile. Allora, istruzioni, siate creativi. Che così c'è... Sotto pressione, Armellino. Ma qual è il problema? C'hai sempre, c'hai sempre qualche crisi mistica, Armellino. Leandrinho. Bellissimo. Sembriamo il Barcellona di Guardiola in alcuni momenti. Il meraviglioso Barcellona di Guardiola con scambi stretti. Gli spazi. Rigorissimo. Un altro? Fossati è tanta roba. Gliozzi per la doppietta su rigore. Sempre centrale. Spiazza. Questa volta con più classe, però, eh. E meno prepotenza. No look di Gliozzi. Lodali. Ok, cioè Fossati che gli mancano. Ah no, ce l'ha gli scarpini bianchi. Ed è proprio Beckham fatto e finito. Siamo in pieno controllo. Guarda Chirico. Iocolano. Dalla Gliozzi. Facciamo fare la tripetta a Bomber Gliozzi. Lepore, bravissimo. Chirico, sempre Lepore. Cross in mezzo 3-0. Guarda come giocano. Ma guarda come giocano. Ma non si riesce. Aia, Iocolano si è fatto male. Armellino. Lepore. Sempre Armellino. Mi ha sfondi? Chirico coatto. Proprio. Vabbè, Iocolano al primo tempo lo facciamo uscire. Comunque, ammazza. Gliozzi, tantissima roba. Allora, energico. Continuate così. Vedete comunque che il piano tattico non è malaccio, eh. Mosti, va bene. Mettiamo Michelotti. Sto secondo tempo al posto di Scaglia. Difensore centrale che imposta, perché si sta allenando per quello. Bene. Penso sia
La partita giusta per provarlo, Michelotti. L'impegno è gravoso, ma sono convinto che la squadra possa reggere. Stiamo subendo un pochino, mamma mia. Stiamo subendo un pochino. Un pochino troppo, direi. Anastasio, bravo Anastasio. Guarda, Fossati pare Luis Alberto. Dai, dai. Oh, è il terzo palo di oggi però, eh. È il terzo palo di oggi. Comunque, sti cambi prospettici sono da galera, eh. De una bruttezza veramente che manco 20 anni fa. Gli famo fa la tripla Gliozzi. Bellissimo. Oh, hai fatta Leandri. Bene così, lodali. Grande Leandrigno. Questo se mo riuscissi a comprare l'anno prossimo non sarebbe male. Ma non penso ce lo daranno mai. Bene così. 3-0 Rotondo. C'è Coronado? Ma è Coronado, no? Non penso. Sì. Dai. La squadra c'è. Spaccone. Calmiamoli. Niente, Mosti inseregge. Mosti è spacconissimo. Allora, io direi di far giocare. Enrico. Facciamo fare una decina di minuti a Enrico, giusto per coinvolgerlo. Partita stradominata. Ah no, è Corrado, no Coronado. Enrico. Bellissima la palla di Enrico per Gliozzi che cerca la tripla. La... No, non la trova. Non la trova. La cerca ma non la trova. Non avrei mai detto come... Mamma mia, nonno Lepore oggi sta facendo gli straordinari. Guarda che scambi. Ma guarda che scambi. Crossalo. No, Gliozzi. Però porca miseria, cioè, implacabile su rigore e su azione sembri Corradi. Con tutto il bene per Corradi. Che ai tempi qualche gioia ce la regalò pure, ma... Bravo Leandrigno. Mamma mia, Mosti. Questa ricerca ossessiva del calcio di punizione mi piace. Comunque, devo dire, complimenti. Sono molto impressionato, devo dire. Bene. E uno. Energico, bella vittoria, ben fatto. Ma come disinteressato? Te caccio, eh. Iocolano 3 settimane, benissimo. E Anastasio in evidenza. Beh, non mi metto a chiacchierare per così poco. Col Provercelli che mi è terzo o terza. Che fa? Lezioni di creatività di Otele. Otele. Otello. Vabbè, insomma, vedremo che quando tornerà poi. Discuteremo il da farsi. Voglio vedere col Provercelli. Perché insomma, parliamo di un diretto avversario per la promozione. Giustamente, infortuni sotto la. Gliozzi sta una crema. Gliozzi. Anastasio va bene. Top 11 del mese. Chi ci sta? Gliozzi, Fossati e Bellucci e Anastasio. Addirittura la squadra al completo. Io comunque, sto piano tattico, devo dire che non lo andrei a toccare. Anche perché non lo trovo. Quindi va benissimo così. La dirigenza è contenta. C'è un 9 per il supporto che abbiamo dai giocatori. Preoccupati dell'aspetto economico legato alla cessione di Andrea Brighenti. Chi se ne frega? Prestazioni di Andrea Enrico che sono in calo. Vabbè, ogni tanto può capitare. Dunque, Bellucci, Fossati e Enrico. Quindi stai dritto che vale giocare. Vabbè, l'atto di Enrico adesso con l'infortunio di Iocolano
assolutamente titolarissimo. Comunque, devo dire che si sta rivelando più semplice di quanto avessi preventivato questo percorso dalla Serie C, eh. Ma tu lascialo fare, Enrico. Il suo talento è quello di un giocatore marginale. Sì, ma mi è troppo influente per affossarlo. Non si può. Per il momento non si può, almeno. Allora, facci lavorare serenamente. Chirico è infortunato. A Chirico, proprio adesso. Cosimo, non è il momento. Prima della partita con Provercelli fai male. Grande Gliozzi. Gliozzi sarà il mio pupillo. Ormai sta diventando. Allora, io confido che si possano ottenere buoni risultati. Almeno un pareggio. Almeno. Poi non so se sarà sufficiente per mantenere la quarta piazza. Però, voglio dire, spicca il talento di Critta nel Monza Under. Vale 1.200 euro. Un motorino. Corti 5 settimane, dai, sfida. Vabbè, senti. Allora, qualora si vincesse, agganceremmo il Provercelli nella terza posizione. Raga, allora, abbiamo una squadra devastata. Quindi, Enrico, che potrebbe giocare anche, gioca meglio qui? Mi sa di sì. E Chirico, nada. Qui sono tutti. Finotto ce lo portiamo in panca. Iocolano, no. Chi ci metto? Suggerimenti? Sì, ma Fossati, fallo giocare dove sa giocare lui. Ma perché Rigoni? Io preferisco Armellino, devo dire la verità. Enrico, va bene. Tofo esterno. Leandrini e Enrico. E famo così. Tofo mi torna adesso. Gli facciamo fare un tempo a Tofo. A meno che... No, non posso rischiare. Mettiamo Mosti. Ecco, facciamo... Non è il massimo, considerando con chi giochiamo oggi, però... Vedremo un po'. Comunque, per adesso va bene. Io... Sampirisi o Lepore? Il grande dubbio. Lepore. Nonno Lepore non può mollarci in una partita come questa. Rimaniamo positivi oggi. Allora, signori, i media parlano mai di voi da secoli. Ecco, pane e rancore, che con le cose vecchie ha funzionato a andar bici, che non c'ho tempo di sta chiacchierare con chi che sia. No, partiamo in offensivo. Lasciamo le cose come stanno. Leandrino, fammi segnare subito. No, sarebbe stato troppo bello iniziare dopo 14 secondi con un gol. Siate creativi. No, Armellino vicino al gol, un altro legno. Dopo 3 minuti si ricomincia, dove abbiamo lasciato con l'ultima partita. Ci stanno le calamite sui legni. Siate creativi. No, Fossati che se fa male, no però, eh. La distorsione al ginocchio, fermi, per carità. Per carità. E tocca mettere Rigoni, su. Certo, hai scelto un bel momento, eh. Fatelo dire. E niente, CCQ. Giochiamo col centrocampo un po' più fisico oggi. Sta squadra senza Fossati si spegne completamente la luce. Lepore ha fatto un sacco di errori. Vabbè, non importa. Lepore, nonno Lepore, c'ha l'esperienza per migliorare. E... mettiamocela tutta.
Domanda di più. Sono concentrati, dai, è su. Allora, è il momento di Tofo. Mosti, sì, è quello che sta giocando peggio. Quindi, parla alla squadra, Tofo. Credi in te. Sembrava assorto. Da paura. Ti vedo carichissimo, Tofo. La palla è buona per Gliozzi. Si è fatta la cresta, Gliozzi. Tanto hanno la coppia difensiva ammonita. Si potrebbe approfittare. Aia, verticalizzano bene. Mamma mia, l'avevamo preso. L'avevamo preso. Era chiaro che lo stavamo per prendere. Una squadra che praticamente distrutta dagli infortuni. Buona la palla per Leandrinho. Perché non crossi? Ma perché sta fissa te dirà? Ma perché sta fissa te dirà Leandrinho? Apri tutto. Tutti che tirano in porta. Che sciaprete da dirà. Dai, dai. Facciamo entrare Sampirisi. Al posto di uno spento Lepore. Anastasio, terzino. D'attacco, spingi. Spingi Anastasio, spingi! Parla qua. Energico. Niente, non gli può fregare di meno a nessuno di quello che dico. È meravigliosa sta cosa. Almeno il pareggio. Di grazia, almeno il pareggio. No, eh. No, non ci siamo oggi. Vabbè, energico, avremmo dovuto vincere. Vabbè, insomma, rimaniamo quarti per ora. Per ora. Sono stati 8 giorni, meno male che l'ho fatto uscire presto. E questa andava gestita diversamente. Però voglio dire, ci manca l'inferno. Fossati, Chirico, Iocolane, Greselin. Ho dovuto improvvisare una formazione molto più fisica piuttosto che creativa. Quando non c'è Fossati, sta squadra non c'ha futuro. Meno male che la prossima è fra 7 giorni, quindi forse Fossati lo recuperiamo. Anche perché la pergolettese. Beh, no, allora Fossati non lo rischiamo con la pergolettese. Essendo loro molto molto più indietro rispetto a noi, non conviene oggettivamente. Preferisco. Vabbè, allora, hanno giocato tutti. Siamo scesi al quinto posto. A pari punti con la Pianese. Colla o col? Siena a 24. Vabbè, diciamo che non andremo su direttamente. Temo, ma. Questo lo avete usato in tanti. Che però non mi sembra per ora sto gran talento. Lo continueremo a seguire. Migliori calci d'angolo. Sì, fagli fai calci d'angolo. Fagli fa quello che te pare. Basta che me lo fai migliorare. Novara Albino Leff. Ha vinto il Novara. Bari Monopoli. Vince il Monopoli ai rigori. Io voglio essere positivo. Cioè, secondo me, i margini per tornare subito alla vittoria, anche con una squadra magari non piena di titolari, potrebbe esserci. Allora, Anastasio va bene. Michelotti sta migliorando. Michelotti sta migliorando. Allora, Coppa Italia di Lega Pro. Vabbè, sorteggia tutto. Su, con chi stiamo? Monza Alto Adige. Di che C? Ah, girone C. Girone B dalla Serie C. Lamanna è infortunato. Anastasio c'ha le vesciche.
le vesciche, non sta? Vabbè. E vediamo un po'. Oggi vorrei, in quest'ultima partita, vedere un attimino se riusciamo a dare un pizzico di turnover, giusto per non appesantire. Comunque, rapporti di intesa tra membri della squadra, zero. Proprio calma piatta. Leandrigno, bravo Leandrigno. Bravo. Andiamo avanti. Allora. Formazione consigliata, pronostico. Oh, la squadra si sta impegnando bene, meno male. Mo ci penso io, non ti preoccupare. Fammi lavorare. E dunque, la percontese è 18esima su 20. Hanno fatto 6 punti in 9 partite. Non facciamo resuscitare i cadaveri, per pietà. La Juve Under 23 è 16esima. Io che pensavo che avrebbe dominato il nostro girone di Serie C. Comunque, se dovessimo iniziare a carburare come si deve, forse i margini per fare dei sostanziosi passi avanti ci potrebbero anche stare. Però, ecco. Monza Demetti, grande. Vince, ragazzi, un ottimo Robbiati. 10.000 euro, vale. Diciamo che si potrebbe far meglio. Allora. No. Direi che quella suggerita non mi piace per niente. La squadra è distrutta. Completamente distrutta. Fossati no, Gliozzi in panca va bene. Derrico ok, Michelotti a farsi lì. No, metti in Zita. Dov'è in Zita? Ah, in nazionale. Oh, ma non c'è. Ma qualcuno che gioca c'è in questa squadra? E niente, tocca mettere Michelotti a fare l'esterno di sinistra. Vabbè, diciamo che è una partita abbastanza fattibile. E famo fare la partita a Finotto più che Leandrigno, su. Dai, Finotto. Mi raccomando, Finotto. Non farci sfigurare, Finotto. Parla alla squadra. Dovremmo vincere senza problemi. Vedete che potete fa'. Offensiva va bene. Creatività, su. Squadra comunque cortissima. A gennaio dovremmo promuovere qualcuno dalla primavera e vedere un attimino se riusciamo a risollevare le sorti numeriche del gruppo. Dobbiamo vendere qualche vecchio per aprire un po'. Bellucci. Buona la palla. Rigoni. Armellino. Oh, uno che... Ma perché? Ma c'hai tre compagni in area che basta servirli per risolvere il problema? Perché? Sta complicata la vita. Siate creativi. Andiamo un po'. Chirico. Chirico Sabbiocca. Mosti. Rigoni, Mosti. Apriamo il gioco. Bravissimo. Sampirisi. Oh, Armellino era implacabile in precampionato. Non ha più azzeccato un tiro. Si può avere un'offensiva, grazie. Non ti ha bloccato. Michelotti non ti ha bloccato. Si è bloccato Michelotti, no. Derrico. A tutto campo, Derrico. Derrico a tutto campo. Non verticalizziamo mai comunque. Io ho voglia di dire palla negli spazi. Bellissimo di Chirico. Che golletto che gli ha fatto. Hai capito il Michelotti che cross che gli ha fatto però. La trivela, cioè, Michelotti che cross la trivela ed è una coattaggine rarissima. Devo dire, lodalo. Loda la trivela di Michelotti. Non pensavo di trovare un trivela in Serie C, in difesa, peraltro. Energico, avanti così, dai, su. Cambi ci stanno, per cui vedete che potete fare. Conservatevi per bene. Ruba palla, andiamo in contropiede. Contropiedissimo.
Contropiedissimo. Contropiedissimo. Niente. Michelotti, perfetto oggi. Però c'hanno una fortuna. Oh, e perdi lo rimpallo. Niente. Mamma mia, mamma mia. Fuori, fuori. 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 Senza fallo, senza fallo, senza fallo. Chirico. Apri, apri tutto. Stava da solo. L'ho visto io da qui. Chirico. Mamma mia, Armellino. Sta facendo il Fossati oggi, eh. Michelotti. Super partita di Michelotti oggi. Decisamente. Dove lo metti sta? Bello così. No. Il tiro alla Robben di Chirico che non va in porta. Creatività, creatività, creatività. Su. C'è uno che si sta contorcendo a palletta nell'angolino. Bellissimo come giochiamo però. Quando gli va. Ma non c'è. No, il VAR non c'è, per cui va attaccate a tutto quello che ci si può attaccare. Bene, dai. Dai, 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 che ci voleva sta vittoria. Calma, relax. Bene così. Finotto spaccone. Pure Sommariva, dai, ti famo che fa 10 minuti alla manna, dai. Che se no. Ma tra l'altro perché stava a giocare? No, allora fermi, fermi, mi sono confuso. Stava a giocare Jarvice. Perché stava a giocare Sommariva oggi? Ma che se sono impazziti? Vabbè. Meglio così. Calmali, calmali. Rigoni. Bello il cross di Rigoni. Mamma mia. Ma come autorete? Ma non esiste l'autorete del portiere. Su. Facciamo i seri e non i pagliacci. Vabbè. L'importante è 3-0. Questo volevamo. Una prestazione che potesse dar morale, che desse fiducia al gruppo, che rilanciasse le aspettative di promozione di questo Monza. Sì, però Michelotti, ti ho fatto i punti d'oro, tabbiocchi sulla ripartenza. No, non si può fare. Michelotti, non così, per cortesia. Bravissimo Michelotti, però che recupero. Michelotti alla De Ligt. Comunque questo diventa... Se usa un po' di più la capoccia, il Michelotti mi diventerà un gran campione. Allora... Bella vittoria, ben fatto. Andiamo così, da paura. Non poteva andare meglio di così. E... bene. Bella per Chirico. Ragazzi, io per il momento direi che stiamo bene così. È andata di lusso. Non avrei potuto chiedere di meglio. Sono stracontento. Per cui abbiamo riconquistato la terza piazza, peraltro. No, quarta piazza il campionato. Siamo a 5 punti dall'Albino Leffe e a 9 dal Siena, insomma, vabbè. Diciamo che sarà lunga. Però, dopo 10 partite, il Monza c'è. E quindi possiamo quantomeno augurarci che le cose continuino così. E niente, ragazzi, io per adesso vi saluto. La prossima volta spero che riavrò internet, per cui potremo magari ritornare a... o meglio, ritornare, passare a un 4 partite la prossima volta, visto che qui sono abbastanza spedite, in modo tale da prepararci poi all'episodio successivo in cui avremo la Coppa Italia di Lega Pro. Questa mi piacerebbe vincerla, essendo con squadre insomma abbastanza così modeste, è alla nostra portata. Per cui niente ragazzi, un abbraccione a tutti e noi ci vediamo alla prossima.